E che cos'è? Profumino. Usa questa MT dove possono esserci i Pokémon. Vedrai come saranno attratti. Fico. Percorso 34. Ragazzi, io ho perso una marea di tempo per questo gameplay. Penso che qui saranno tutti combattimenti. Le piante di bacche fanno ogni giorno nuovi frutti. Ogni tipo di pianta produce una diversa bacca. Beh sì, questo lo sapevo. Fatemi fare un controllino. Spinarak magari no. Mettiamo Oddish in testa, così gli facciamo fare esperienza. Avanti. È qui che mi alleno. Ammappa guanti. Manda in campo Rattata. Noi lo cambiamo con Jedud. Così intanto Oddish fa un po' d'esperienza. Magnitudo 10. Fantastico. Sanshi. Facciamo una bella raffica e togliamo di mezzo anche Sanshiryu. Cercherò di velocizzare un po' questi combattimenti, ragazzi. Intanto Oddish è salito di 2 livelli ed impara Profumino. Bene così. Spamf. Un Spiro di livello 8 non ha speranze. E Oddish raggiunge il livello 8. Lo stiamo facendo crescere tutto insieme. Là, uno Spiro arrosto. E questo ce lo siamo tolto di mezzo. Samuele ha perso la sfida. Come ho potuto farmi battere da una persona di passaggio? Avanti. Signore, si è perso? Ho appena ripreso un Pokémon dalla pensione. Vediamo quanto è più forte adesso. Quindi anche qui troveremo la pensione, come in Pokémon Rosso. Oh, ma che carino. Mariano. Mariano, Pokéfan, manda in campo Snubbull. Anche questo non lo conosco. Cioè sì, lo conosco di vista, però è la prima volta che lo incontriamo. Ok, facciamo fare esperienza a Oddish e combattiamo. Morso. Vedo l'ora di imparare una nuova mossa di fuoco, tipo lanciafiamme, sputafuoco, qualsiasi cosa. Oh, l'ha curato, vigliacco, ma come osi? Aveva una bacca con sé. Ok, mica puoi curarti in eterno. Ah, per così poco. Ok, risparmiamo un braciere e limitiamoci ad un'azione, tanto per quella poca energia che ha. E Oddish raggiunge il livello 9. E noi invece con cui lava il livello 19. Penso che alla fine di questo gameplay mi fermerò un po' per far fare esperienza ai Pokémon e fargli raggiungere il livello 20 almeno. Come ho fatto a perdere? Ma fai i soldi che ha mai dato. Avanti. Per il momento voglio solo finire questa parte. Signorina, alleni i Pokémon? Lottiamo, voglio allenarmi. E che problema c'è? Ragazzi, sto a 32 minuti di registrazione. Ci saranno parecchi tagli da fare in questo gameplay. Gina, come mia zia. Zia Gina. Ormai la tecnica la conosciamo. Contro questi Pokémon, braciere subito e li facciamo fuori al primo colpo. Tutta esperienza. Sicuramente anche qui comunque sto facendo dei tagli, tuttavia a inizio combattimento metto Oddish e poi do il cambio a Quilava.
Così li facciamo fuori subito e otteniamo esperienza velocemente. E infatti Odish ha raggiunto il livello 10, abbiamo raddoppiato in pochissimo tempo. Bulbasaur! No, che spettacolo! È dai tempi di Rosso che non lo vedo col bulbo che fa proprio bellissimo. Bulbasaur di livello 12. Chissà se lo si incontra in questa seconda generazione o se mi toccherà trasportarlo qui dal mio Rosso. Comunque, se si può fare, sicuramente lo farò. Mi dispiace abbatterlo così, ma... ahimè. E Gina ha perso la sfida. Oh no, non posso proprio vincere. Ok. Un ultimo combattimento e poi penso che possiamo cominciare a chiudere. Con i Pokémon sono il migliore della mia classe. Sono contento per te, è ora che qualcuno ti asfalti allora. Spartaco! Spartaco! Era ora. Manda in campo Mankey. Oh Mankey, la vostra vista sola. Dunque, 10-10, penso che possiamo cominciare a provare a farlo combattere. Ho un brutto presentimento in realtà, però noi ci proviamo. Cominciamo con un assorbimento. Beh, non è che se la cava malaccio, proviamo a farlo combattere. Ragazzi, se la sta cavando, non voglio dire egregiamente. Non voglio dire egregiamente, ma se la sta cavando benino. Ho stretto quando ho visto colpo basso, e poi invece se l'è cavata bene. Grande, 157 punti esperienza e sale al livello 11. Bene così, Oddish. Oh, Diglett, vuoi cambiare Pokémon? Eh beh sì, dai. Chi gli mando contro? Non ho nessun... ah vabbè, Diglett, Oddish dovrebbe andare bene. In teoria un Pokémon di tipo terra contro un Pokémon di tipo erba, no? Ah, magnitudo 7. Mi sa che mi fa male. Mi ha fatto malissimo. Scusa, Oddish. Va bene. Di certo qui lava non è stata proprio la scelta più azzeccata, ma con Bracere ce la dovremmo fare. Ce l'abbiamo fatta. Ok, abbiamo battuto Spartaco. No, qualcuno è più bravo di me. Chi è? Gennaro, bullo. Ciao Ivan, come va? Sono Gennaro, hai un minuto? No. Dai, incontriamoci e lottiamo, sarà un'altra storia, vedrai. Percorso 30, mi trovi lì. Quando sei lì, cercami. Bene, a dopo. Magari torno a cercarlo. Ok, aspetta. Qui? La pensione! Facciamo crescere i vostri Pokémon. Da Paiura. Sono il padrone della pensione. Conosci la storia delle uova? Stavo accudendo i Pokémon con mia moglie. E cosa troviamo? Un uovo. Mi è venuto un dubbio. È incredibile, vero? Beh, vuoi un uovo? Ok, allora te lo regalo, tieni. Non hai posto. Meno male che lì c'è un computer. Ragazzi, sono pieno di uova. Adesso faccio una bella cosa. Allora, posiamo un secondo... posiamo un secondo Oddish, tanto è stanco. Prendiamo un altro uovo, dopodiché, prima di chiudere il gameplay, mi metto a camminare finché almeno una delle due uova non si schiude. Sono la padrona della pensione, conosci la storia delle uova? Stavo accudendo un Pokémon con mio marito. E cosa troviamo? Un uovo. È incredibile, vero? Vuoi che accudisca un tuo Pokémon? No, per il momento no, anche se... prossimamente te ne potrei lasciare uno. Ci regala l'uovo strano. L'ho trovato mentre stavo tenendo i Pokémon di un allenatore, ma lui non l'ha voluto, così l'ho tenuto io fino ad ora. Ok ragazzi, mi prendo qualche attimo, voglio camminare un po'. A proposito, ma qui che succede? Mi prendo qualche attimo, voglio camminare un po' e vedere se camminando faccio schiudere l'uovo. A tra poco. 6 hours later. Ok ragazzi, nel frattempo che sto andando a Zonzo, ho trovato questo Drowsy, vediamo se riesco a catturarlo. Livello 12. Vediamo un po'.
inibitore, ma fallisce, meno male. Con la scusa, sto combattendo e sto... Mamma mia, che precisione! Catturiamolo subito, chissà se mi basta una Pokéball o se devo usare una Mega Ball. Sto a 40 minuti di gameplay, spero di riuscire a comprimerli nei soliti 20-25. No, era così vicino. Ok, l'abbiamo preso. Ipnosi. Storcendo il naso può leggere i sogni di coloro che stanno dormendo e capire dove si trovano. Buono. Ok ragazzi, continuo a gironzolare finché non riesco a far schiudere l'uovo. Oh, telefono. Bill. Pronto, Ivan? Sono io, Bill. Grazie per usare il sistema memoria Pokémon. L'ultimo Pokémon che hai mandato ha riempito il box. Dovrai cambiare box se vuoi catturare altri Pokémon. Ora ti saluto. Ok. Ripassiamo un secondo alla pensione e cambiamo il box. Tanto ci siamo. Cambia box e passiamo al secondo. C'è già un gioco salvato, sostituiamolo. Ok ragazzi, ho trovato anche un ditto. Lo prendiamo subito. Vediamo se lo taglio. Oh, si è trasformato in noi. E quindi adesso in teoria se io uso taglio lo dovrei massacrare. No, però è abbastanza. Ancora un colpo. È assorbimento che mi assorbi. Ancora un colpo. Aia, vigliacco, usa le mie stesse mosse. Dai, Pokéball. Dai, prendilo. So che non l'abbiamo indebolito moltissimo, però forza. No, era così vicino. Proviamo a usare una Rapid Ball. Dai, stai con una radice nella fossa. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ok, ditto sarà molto comodo per far riprodurre i Pokémon alla pensione. Mutante. Quando sfida un altro ditto, raddoppia la velocità per assumere la forma dell'avversario. Bello, mi piace. Intanto abbiamo incontrato un altro allenatore. Credo nelle mie capacità come allenatore di Pokémon. Vuoi vedere? E dai, facci vedere le tue capacità. Toto, campeggista, vuole lottare. Ne ha soltanto uno. Psyduck. Vai, Oddish. Buono. Vediamo se riesco a recuperare un po' d'energia. Super efficace. Continuiamo ad assorbire energia. Magari noi ci rimettiamo in forze e a lui lentamente lo logoriamo. Vai. Dai che manca poco. Speriamo che non ci faccia un altro graffio. Colpo coda, ok. Dovremmo esserci riusciti. Tutto a posto. 240 punti e arriviamo al livello 12. E vai. Ecco, ho mandato a monte tutto l'allenamento. Vabbè, mica vuol dire che sei morto, è semplicemente che ti ho sconfitto. Magari dovrei portarne uno alla pensione o usare degli altri strumenti. Da qui si vede il centro commerciale di Fiordoropoli. Ogni tanto fanno offerte speciali sulla terrazza. Mi dai il tuo numero? Ti chiamo appena c'è un'offerta. Ecco, questa potrebbe essere una cosa comoda. Vado spesso al centro commerciale di Fiordoropoli, quindi se c'è un'offerta lo vengo a sapere. Questo ci potrebbe far comodo. Ah, infatti siamo arrivati. Ok ragazzi, io penso che per questo gameplay possa bastare. In realtà non è che abbiamo fatto moltissimo. E volevo anche far schiudere l'uovo. Facciamo così. Tanto questa parte la taglierò. Cammino un altro po' e vedo se entro questo gameplay riesco a far schiudere almeno una delle uova.
che alla fine mi sono messo a combattere. Poi nel prossimo episodio esploreremo anche questa città. Per ora cammino un po'. A tra poco. Ok, ci siamo ragazzi. Mamma mia quanto ho dovuto camminare, eh? E l'uovo si schiude. Ce l'ho fatta alla fine di questo gameplay. Che ci sarà? Togepi! Ma aveva questi colori? Togepi esce dall'uovo. Bellissimo! Non ci faccio nulla, ma è bellissimo. Vuoi dare un soprannome a Togepi? No. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Sono contentissimo. Togepi. Bellissimo, non so se sono i suoi colori, magari mi è capitato un Pokémon Shiny e io non lo so. Non ci spero proprio. Mosse, ruggito, fascino. Ok ragazzi, penso che di poter chiudere qui il gameplay. Grazie per la pazienza, spero di riuscire a comprimere questi 50 minuti nei 20-25 di solito. Nei 20-25 che faccio solitamente. E vi do appuntamento alla prossima volta. Continuate a seguirmi, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e continuate a lasciarmi tanti commenti che mi fa piacere. Ciao ragazzi, chiudo qui. Alla prossima.